Il Recovery Fund è un'opportunità unica, ma senza visione rischiamo di perderla. A lanciare l'avvertimento è la CIDA, che ha organizzato un dibattito in streaming sulle competenze necessarie per la ripartenza e per le sfide che serviranno per raccordare nei prossimi anni leggi di bilancio e programmi europei. Rinforza un po' qualche preoccupazione che abbiamo avuto in questi mesi sulla difficoltà di raccordare una gestione corrente che già nel nostro paese mostra, diciamo, degli squilibri che andrebbero corretti. Una capacità progettuale sicuramente inferiore alla media di altri paesi, con l'afflusso di risorse che da un lato dovrebbero risolvere, essere utilizzate per risolvere i vincoli strutturali, parliamo di tanti anni dei tempi della giustizia, parliamo di tanti anni del ritardo nella digitalizzazione. Verrebbe logico partire da ciò che non ha funzionato e anche da ciò che ha funzionato nel passato e di lì mettere le risorse nella direzione che aumentano la probabilità di successo. Ecco, questo tipo di raccordo, devo dire, non si vede in nessun documento. Mancano ancora molti dettagli sulla ripartizione e l'utilizzo delle risorse, in tutto 209 miliardi messe a disposizione dal Recovery Fund. Il Next Generation EU in realtà non è stato pensato, cioè è stato pensato come un piano d'azione che vada anche ben oltre, no? Una logica che sia diciamo di mera ripresa congiunturale. Questa è un'occasione unica realmente per porre le basi per il paese che vogliamo da domani e dopodomani. E su questo in realtà io credo se l'impianto invece del piano nazionale di recepimento dei fondi rimane com'è, stiamo perdendo un'occasione. È proprio quella di avere una visione. Appunto, da un lato si manca questo obiettivo di consolidare quelli che sono pilastri che noi anche nella teoria economica identifichiamo come pilastri dello sviluppo di un paese. Dall'altro c'è veramente una proliferazione anche burocratica che non semplifica il sovraccarico burocratico che è quello del nostro paese. Burocrazia e pubblica amministrazione sono infatti uno dei nodi principali da sciogliere per la ripartenza, attraverso un efficientamento della macchina pubblica che sia davvero una leva di crescita. Il tema è la pubblica amministrazione è pronta a questa sfida? No? È un po' il tema che aleggia, e aleggia purtroppo molto a sfiducia da questo punto di vista. Allora, noi ci troviamo in una situazione in cui la pubblica amministrazione è una, diciamo, un'entità che va scomposta nelle migliaia di diverse pubbliche amministrazioni in cui si compone l'apparato pubblico italiano. Quello che accomuna però questo settore è il fatto che c'è un'età media molto alta di dipendenti, togliamo fuori ovviamente sanità e scuola, e dobbiamo dire che abbiamo un'età media altissima, superiore ai 55 anni, intorno ai 55 anni, e ci troviamo in una situazione in cui noi, tutte amministrazioni pubbliche, siamo in una fase di dissanguamento di personale. Nel senso che le nostre previsioni di uscite dalle amministrazioni, già abbastanza preoccupanti in relazione proprio al venire a scadenza sostanzialmente dei contratti, aggravato, come dire, da ulteriori ovviamente uscite consentite dalla quota 100.